Broni. Vedremo adesso come inizieranno le due squadre la partita. Vediamo intanto Scrima che si prepara ad alzare la palla 2 di questa gara 3. Palla 2 controllata, primo possesso di Broni e subito raddoppio difensivo di San Martino, subito pressione sulla palla. La palla che intanto arriva nelle mani di Milic, torna per Guaita, il primo tiro da 3 punti e avversario per Giulio Guaita, subito 3-0, riparte da dove aveva finito Broni. È stato così per Guaita, si è trovata libera ed è stata molto brava lei a sfruttare l'occasione e a centrare questa tripla. Dall'altra parte intanto Webb che si prende il fallo, una gara 2 in cui Webb ha giocato decisamente una buona partita, soprattutto nei primi due quarti, perché dal terzo quarto in poi è stata limitata tantissimo dalla gran difesa di Spreafico che l'ha tenuta senza neanche riuscire a prendere tiro, molto in difficoltà nel prendersi le sue solite conclusioni. Intanto fa uno su uno in lunetta. San Martino ha bisogno dei tiri di Webb, lei è una giocatrice che se entra, è una realizzatrice, se entra in ritmo continua a segnare e così è stato per tutto il primo quarto. Intanto fa 2 su 2 questo giro in lunetta, punteggio di 3-2, neanche 30 secondi trascorsi nel primo quarto di gioco. Bonasia per Premadunaz che fa la finta, penetra, appoggia di tabellone, realizza il 3-2 punti battendo facilmente questa volta la difesa di San Martino. Sì, nel pick and roll c'è stato il cambio tra numero 4 e numero 1 per San Martino, quindi questo ha provocato anche un po' di spazio per Premadunaz che non si è tirata indietro, anzi ha sfruttato l'entrata. Intanto dall'altra parte Chies recupera il rimbalzo offensivo e dà un bel assist per Sandri che realizza da sotto canestro altri 2 punti per San Martino, subito i raddoppi anche qui su Guaita e la difesa di San Martino che recupera palla con Webb che va in contropiede, uno contro uno, si arresta sulla lunetta, sbaglia il tiro, rimbalza per Broni e c'è il fallo commesso da Diana Marshall. Non era una brutta opzione. Fico che non riceve, allora penetra Guaita e subisce il fallo. Fallo commesso da Diana Marshall, già secondo fallo per lei. Già dopo neanche un minuto e mezzo poco più di un minuto e mezzo di gioco. Sì, non è una cosa positiva questa per le Luppe, anzi hanno fatto questi due falli, uno dopo rimbalzo difensivo di Broni e un altro qui nella penetrazione, che anzi provocano i due falli di Marcio, che è la giocatrice chiave per le Luppe. Sicuramente intanto Premadunaz sbaglia il tiro da sotto sulla buona difesa questa volta di Keys. Dall'altra parte San Martino con Fietta impostare l'azione, la palla per Webb, per Chies di nuovo, i blocchi per le uscite ancora di Fietta, palla che si muove molto nell'attacco di San Martino, arriva nelle mani di Sandri, finta di passaggio dentro per Chies, 5 secondi da giocare, deve forzare da 3 punti Webb, sbaglia il tiro corto sul primo ferro, ma subito San Martino a pressare per non concedere contropiede a Broni. Cura di Elena Fietta che immolla il proprio corpo e prende lo sfondamento. Molto brava a chiudere la penetrazione, quello che devono fare le Luppe, perché comunque Guaita è una giocatrice che cerca sempre, ha tantissime armi nel suo bagaglio, dalle penetrazioni ai tiri da tre per leggere questo tiro. Ancora Webb a ricevere, arriva il blocco di Sandri, non lo sfrutta, preferisce andare da Fietta che finta la penetrazione, poi c'è il fallo in attacco commesso sul blocco da Martina Sandri, già terzo fallo di squadra per San Martino di Lupari, 2 per invece Broni, partita molto fisica in questi primi minuti. Anche in questo caso Sandri voleva liberare giustamente anche Webb, forse si è mossa un po' e gli arbitri l'hanno punita. Sì, sicuramente, come dicevi te, Webb è una giocatrice importante, giocatrice di striscia, se comincia a segnare è una giocatrice che può far male alle difese, sicuramente Broni vuole evitare di metterla in partita. Ancora l'uno contro uno intanto di Milic, la gran palla sotto per Premadunaz che realizza altri 2 punti, poi il recupero sulla rimessa dal fondo di Bonasia che dà un extra possesso in attacco, 7-4 il punteggio per Broni, 6-52 da giocare sul primo quarto di gioco. Non era male l'idea di Bonasia per trovare Milic sotto canestro, è quello che loro, e Bonasia come spesso fa, essendo anche lei playmaker. Sì, dall'altra parte invece Sandri a guadagnarsi un fallo commesso proprio da Nina Premadunaz e
palla ancora nelle mani di San Martino, le uscite di Sandri, il tiro da tre punti realizzato da Martina Sandri porta la partita in parità su 7 pari. Sì, molto brava a leggere la difesa, era tutta collassata in centro, avevano paura anche del passaggio a Kisele, invece ha usato questa sua capacità, pur essendo una lunga, di tirare da tre punti, e l'ha fatto nel modo migliore. La palla intanto per Broni arriva nelle mani di Bonasia, che sbaglia la tripla, rimbalzo controllato da Tognarini, si va dall'altra parte con Webb subito in guardia, cerca in post medio Sandri che finta il tiro, poi perde un attimo il possesso della palla, lo recupera, lo dà di nuovo a Tognarini, però c'è il blocco di Kis eccessivo questa volta, altro fallo in attacco per il San Martino e fallo commesso da Jasmine Kis. Vediamo che gli arbitri sono molto ferrei da questo punto di vista, già chiamati credo 3-4 falli in attacco sia per San Martino che per le Lupe, quindi Sipica ha usato bene il corpo e si è trovata libera sotto canestro, protetta molto bene per girarsi sola a canestro, preso posizione meglio di alcune lunghe certe volte. Qua ancora Bonasia per Guaita che ci pensa un attimo, poi prende il tiro da tre punti, realizza la seconda tripla della sua partita, riporta più 3 Broni, 12-9, metà primo quarto passato e partita comunque bella finora, e due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, perché non ci sono tanti tatticismi. Sì, non ci sono tanti tatticismi, c'è tantissima però intensità anche nell'uno contro uno, tanti scontri molto fisici, uso dei blocchi delle gambe per cercare posizione, anche penetrare verso canestro. La palla intanto dopo la rimessa per un'infrazione di passi mi sembrava, sì, fischiata a Martina Sandri per Guaita ancora per Spreafico, arriva la palla nelle mani di Guaita sotto canestro che prova l'uno contro uno, non tiene però Melnica e commette il primo fallo della sua partita sui cambi difensivi, può sfruttarli molto bene Julie Guaita con la sua velocità e comunque con la sua capacità di prendere sia arresto e tiro, sia il tiro da tre punti che la penetrazione. Sì, adesso da molto Broni deve sfruttare nell'uno contro uno e penetrare verso canestro, e così ha fatto Milic. Sì, fa 2-2 in lunetta Milic, intanto porta più 5 Broni su 14-9, 4-43 per terminare il primo quarto di gioco. San Martino dall'altra parte con Tognalini, mezza le gambe, il blocco di Sandri, chiude il palleggio Tognalini, arriva l'alto basso e poi il fallo subito da Martina Sandri. Fatto molto bene questo attacco da San Martino Lupoli. Sì, bravissima anche Tognalini a cercare Melnica anche da parte sua, essere nella zona del tiro libero al momento giusto per l'alto basso per Sandri. Intanto entra in campo per Broni Pavia, il capitano ospite, e per San Martino Chiara Pastore, reduce dall'infortunio dell'ultima gara, proprio gara 2 a Broni, non ha giocato l'ultimo quarto per una piccola distorsione alla caviglia, vedremo come sarà in campo adesso, recupera rimbalzo offensivo e subisce il fallo subito, sembra stia bene, in gara 1 ha messo tantissimo cuore Chiara Pastore, è stata veramente un X Factor, non solo dal punto di vista realizzativo perché ha messo dei canestri importanti. Sì, sicuramente Chiara Pastore, giocatrice di esperienza che milita in Serie A da tanti anni, arrivata sul finire della stagione a San Martino dopo che Napoli purtroppo ha dovuto dare forfait al campionato. Quinta fa 2-2 in lunetta, riporta a meno 3 il fila sull'11-14, 4 minuti e 15 da giocare nel primo quarto di gioco, palla nelle mani di Bonasia, arriva il blocco di Milic che finora è stata molto molto tranquilla in questa partita, mi sembra, rispetto a gara 1 e gara 2. Intanto ci si butta sul terreno, recupera la palla ancora Broni, palla fuori per Spreafico che prende il tiro da tre punti, lungo sul secondo ferro, rimbalzo, non riesce a controllare Webb, la palla esce oltre la linea laterale, sarà extra possesso per Broni. Sì, molto brava Bonasia, in qualche modo è anche la più piccola in campo, ma ha tenuto forte quel pallone e ha trovato la compagna di squadra ideale per il tiro da tre punti come Spreafico, che è la miglior tiratrice da tre della squadra,
il tiro è uscito, poi Webb le è sfuggita la palla di mano, ma e quindi adesso di nuovo rimessa Broni. Da parte mia posso dire che una grande differenza la può fare Pavia, perché anche in gara 1 è entrata in campo, ha portato quello che ha portato Pastore per le Lupe, ha messo tantissima intensità, ha recuperato 2-3 palloni da terra e ha fatto anche il recupero di Broni in gara 1, è stato anche merito suo. Intanto la tripla di Premadunaz che riporta più 6, Broni sull'11-17, palla per San Martino con Webb per Melnica, dall'altra parte per Sandri per Pastore che ha lo spazio, si prende il tiro a 3 punti corto sul primo ferro, rimbalzo di Broni che dà subito nelle mani di Bonasia, si porta in guardia la giocatrice di Broni, subito palla dentro per Milic che vuole giocare l'uno contro uno, lo scarico, la palla che arriva nell'angolo per il tiro da 3 punti ancora di Spreafico, sbagliato, sfruttano molto il tiro da 3 punti comunque le giocatrici di Broni. Sì, lo sfruttano molto e anche riescono in un certo senso a scardinare la difesa di San Martino, fare in modo che ci sia un raddoppio, 2 giocatrici vadano su uno per poi liberare un tiro da 3 punti. Intanto si va a prendere un altro fallo che ha la Chiara Pastore, di nuovo in lunetta con 2 tiri liberi, altri cambi intanto sia per Broni che per San Martino, rientra in campo Tayana Marshall già con 2 falli sul groppone, mentre dall'altra parte rientra in campo per la prima volta Anna Togliani, playmaker di riserva di Broni, che comunque sia in gara 1 che in gara 2 ha dato il proprio supporto alla squadra e ha fatto comunque il suo lavoro. Sì, giocatrice della nazionale Under 20 che ha fatto un buonissimo europeo quest'estate e ha trovato un buonissimo spazio qui a Broni. Anche, complice anche gli infortuni di Miccoli e di Moroni, comunque ha trovato spazio e ha dimostrato di meritarsi quello spazio questa gara, in questo campionato. La palla intanto per Milic che si butta dentro, cerca l'appoggio al tabellone, sbaglia il tiro, rimbalzo lungo e controllato da Tognalini che si porta al di là della metà campo, arriva il blocco in transizione di Sandri che poi si gira, prende il catch and shoot da 3 punti, lo sbaglia, rimbalza ancora per Broni, 13-17 il punteggio, 2:32 per finire il primo quarto di gioco. Togliani per Spreafico, Spreafico in guardia, aspetta il blocco di Premadunaz, gioca l'uno contro uno, i cambi difensivi continui della difesa di San Martino, poi il tiro a 3 punti, altro rimbalzo offensivo, deve stare attenta a San Martino a non dare troppi extra possessi a Broni. Poi intanto va dentro ancora Premadunaz e si recupera il fallo. Sì, vediamo come le guardie, quindi stanno avendo un po' di difficoltà a Broni, ma spesso hanno dei secondi tiri, delle seconde chance, quindi in qualche modo come adesso Premadunaz è penetrata e ha trovato il fallo. Va in lunetta la lunga di Broni con i 2 tiri liberi, realizza il primo dei 2 a disposizione. Sta facendo un primo quarto suntuoso Premadunaz, lei è una giocatrice che di solito fa tante palle recuperate, tanti assist, rimbalzi offensivi e difensivi, invece in questo primo quarto ha messo anche la difesa allungata di Broni solo per dar fastidio alla rimessa. E San Martino che deve comunque recuperare 6 lunghezze di vantaggio, ha già concesso 19 punti comunque a Broni, che sono tanti in un primo quarto di una gara 3. Intanto sotto canestro Marshall che sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo Melnica e si recupera anche il fallo. Sì, le Lupe hanno fatto la cosa giusta, bisogna sfruttare questo mismatch che ha Marshall con le guardie di Broni, sia con la stessa Pavia che con Togliani. Brava allo stesso tempo Melnica che si è messa nel posto giusto, era pronta a prendere rimbalzo offensivo in caso di errore di Marshall e così è stato. Credo ci sia qualche goccia di sangue, viene sostituita Zenta Melnica, rientra in campo Martina Sandri a tirare i tiri liberi al posto di Melnica. Vediamo il primo dei 2 a bersaglio per Sandri, secondo per lei, anche questo avversario, 2 su 2, si riportano sul -4 le giocatrici del Fila. Togliani in palleggio,
per Spredafico, arrivano i blocchi per l'uscita di Pavia che riceve in ala, arriva il blocco di Milic, i cambi difensivi, la pressione difensiva di Tognalini, altro cambio difensivo fatto molto bene da San Martino, però Milic riesce lo stesso a ricevere palle, si gira bene sul perno, batte l'avversario e realizza altri due punti. Hanno avuto pazienza. Sì, esatto, quando c'è tanta aggressività è quello che devi avere un buon controllo della palla e non affrettare passaggi che magari... andando a cercare sempre i mismatch, prima, adesso per esempio con Milic, prima anche con Wojta che era marcata da Mellica. Sì, sì, esatto, stanno facendo quello che si deve fare in questa situazione. Si sa che Broni, per essere dove è, merita sicuramente questo posto in classifica, allenata da un grande allenatore, come vediamo, e anche in queste partite di playoff. Intanto il 2 su 2 di Jasmine Keys porta a 17 San Martino, 21 Broni, ultra scarica per Tognalini l'uno contro uno, appoggiare la palla di mano sinistra al tabellone, fatto molto bene, ha arrestato un attimo per poi ripartire e battere sul tempo le giocatrici di Broni. Sì, molto brava, ha sfruttato un po' questo anche mismatch difensivo da parte sua contro Pavia. 8 secondi da giocare, la palla per Pastore che gioca l'uno contro uno, arriva per Marcia, per Tognalini, la finta, il palleggio, arresto e tiro allo scadere del quarto, è sbagliato da Federica Tognalini. Finisce così allora il primo quarto di finale di Sorbino Cup Serie 1 femminile. Dopo palla nelle mani di San Martino, dopo un primo quarto direi intenso, ma soprattutto anche dall'alto punteggio, mi aspettavo un punteggio più basso, più tensione in questa gara 3, invece le due formazioni si stanno affrontando a viso aperto e stanno mettendo tutto sul campo. Sì, Marcia ha iniziato nel modo giusto, deve attaccare Spreafico, farla magari anche arrivare con problemi di falli a fine partita. Ha una situazione 21 e palla nelle mani di Broni con Tognani, il consegnato con Spreafico, arriva Pavia a ricevere in punta, il tagli, arriva il blocco di Gatti, Pavia preferisce andare da Milic la finta, poi l'uno contro uno contro Sandri che tiene bene lo scarico, la palla che si muove sul perimetro e poi l'infrazione di passi, ottima difesa, ottime rotazioni difensive questa volta da parte di San Martino. Sì, erano sempre lì nella giocatrice, nessuna, pur facendo un extra passaggio, essendoci l'extra passaggio da parte di Broni, le giocatrici di San Martino erano sempre lì quando la giocatrice riceveva la palla, quindi buona difesa di San Martino. La ricezione intanto per Fieta, si va di nuovo sotto da Marshall il consegnato con Pastore che è molto brava a subire questi falli. Sì, adesso sono già due falli per Spreafico e in questo quarto credo che sia già quello, sia il terzo fallo. È il terzo fallo di Spreafico, può essere un problema. Intanto e si ritorna in collegamento, no coach Fontana, il terzo fallo di Laura Spreafico, sostituita, rientra in campo Wojta. Eh sì, costretto a questa sostituzione. Sì, sicuramente costretto ed è sicuramente, adesso la difesa zona di Broni, 2-3, subito la palla per Sandri, il taglio sotto canestro di Marshall, fatto molto bene, la gran palla di Sandri che porta il vantaggio, penso il primo vantaggio della partita di San Martino sul 23-21. È stata bravissima Sandri, credo sia stata la prima a rendersi conto, Marshall che ha tagliato dietro la difesa, dietro a Wojta, un grande difensore tra l'altro. Rientrano in campo intanto per Broni, Premasunaz e Bonasia, escono Togliani. Ora della lunga di Broni, la palla intanto nelle mani di Bonasia, arriva il blocco di Premasunaz, non va dal parte del blocco, a ringolo per Fieta che finta il tiro, poi decide di non prenderlo, la palla si muove perimetralmente, chiedeva la palla sotto canestro Marshall e poi invece arriva nelle mani di Pastore che prende il tiro a tre punti, lo sbaglia, si è già dall'altra parte con Pavia in guardia, la palla dentro per Milic, la chiusura fatta molto bene da parte
di Sandri. La palla arriva nelle mani di Pavia di nuovo, che prende il tiro da tre punti e realizza la tripla. Brava Pavia, perché era una situazione molto difficile. La difesa 2-3 di Ibroni, gran palla di Fietta sotto per un altro taglio di Marshall, che è bravissima a muoversi dietro dietro i difensori di Broni, a ricevere questi palloni sempre vicino a canestra e a realizzarli. Troppo aperta la... Ottima difesa di San Martino di Lupari, che costringe un tiro oltre i 24 secondi di Broni. In questo momento il ritmo è sicuramente dalla parte di San Martino. Adesso un attimo di riposo per Pastore, che sicuramente ha dato tantissima esperienza, anche tanta sostanza a San Martino. Rientra in crash, secondi e tre, deve forzare Fietta, appoggia il tabellone, sbaglia il tiro, l'ultimo tocco però è di una giocatrice di San Martino, sarà palla per Broni. Sì, adesso sono state un po' più match up, Broni ha seguito un po' di più i tagli in questo attacco alla zona pendolo con Marshall che si muove sotto canestro, e quindi le Lupe non sono riuscite a trovare una soluzione. Intanto la pressione difensiva su Bonasia di Fietta, che sta facendo un ottimo lavoro in difesa, anche qui mette tanta pressione, la palla però arriva fuori nelle mani di Milic, che ha tiro da tre punti e realizza la tripla che riporta più due Broni sul 27-25, 6-42 da giocare nel secondo quarto di gioco. La palla per Sandri, che si gira in lunetta, prende il tiro, rimbalzo lungo controllato ancora dalle Lupe, palla ancora nelle mani di Fietta. Di Marshall sulla banalità di Broni, fino in fondo Marshall, appoggiare il tabellone, chiedeva il fallo, sbaglia il tiro, già dall'altra parte Pavia per Premasunac, che realizza il contropiede e c'è il time out sul terreno di gioco. Che partita, veramente stanno mostrando una grande pallacanestro, una pallacanestro di intensità difensiva innanzitutto entrambe le squadre, e anche poi di attacchi attenti, sempre attacchi che puniscono sempre gli errori della difesa. Qui il contropiede di Marshall sbagliato, contropiede dall'altra parte, non c'era copertura difensiva, sono andate facilmente a realizzare due punti che riporta in vantaggio tra l'altro Broni. Partita comunque sul punto a punto, sempre e comunque tra queste due formazioni, anche in casa gara 1 qui a San Martino si è conclusa proprio allo scadere, sempre partite molto belle e molto intense finora. E 10 per terminare il secondo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari, sempre gara 3, chi vince va in semifinale contro Schio. Rimessa per le Lupe dopo il time out con il contropiede e il canestro realizzato da Premasunac per Broni, che si porta sul più 1, poi adesso vedo anzi sul più 2, perché hanno tolto un punto a San Martino, forse un tiro da 3 in realtà era da 2. Evidentemente sono andati a sistemare qualcosa. Forse quello di Webb, l'ultimo a sinistra qui nel lato sinistro del campo. Sì, non ho visto, infatti. Intanto l'attacco di San Martino con l'infrazione di passi commessa da Adrian Webb. E palla ancora per Broni. Palla per Bonasia dopo la rimessa, che si porta in guardia, il consegnato con Vuoita, le uscite di Pavia ancora. La palla nelle mani di Pavia, si aspetta i tagli sotto canestro, riceve Milic, la finta di passaggio, poi l'uno contro uno di Milic e la stoppata di Jasmine Keys. Jasmine molto brava in questo tipo di fondamentale, nell'aiuto difensivo e nella stoppata, sicuramente una delle migliori in questo campionato. Vuoita che riceve dalla rimessa, vuole giocare l'uno contro uno, si butta indietro, forza il tiro questa volta, controlla Marshall in rimbalzo, è già in contropiede dall'altra parte San Martino, col tiro da tre punti di Adrian Webb, sbagliato, forse un po' affrettato questa volta. E anche come il tiro di Vuoita prima, un po' affrettato, ma sai, sono giocatrici che anche quando certe volte si sentono l'hit della partita, il calore della partita in corpo, e quindi vogliono provare a fare questi tiri un po' impossibili.
sicuramente a volte anche la fatica non fa prendere le scelte migliori alle giocatrici. Tanto qui ancora zona per Broni, una 3-2 adesso un po' adattata. Un po' adattata, la palla che arriva nelle mani di Webb, che strappa, gira, riconsegna nelle mani di Keys, la finta di Keys, poi l'uno contro uno e il fallo subito da Jasmine Keys. Molto arrabbiato l'allenatore di Broni per la difesa di Milic, forse troppo aggressiva, poi sapendo com'è Keys, lei attacca praticamente sempre dal tiro libero, è una posizione in cui le piace molto sia a destra che a sinistra, quindi è difficile da marcare, però stando così vicino si rischia sempre di farsi fallo. Forse un po' alta anche sulle gambe in questo caso in difesa, sì, non era pronta alla penetrazione. E conoscendo appunto, come dici te, le caratteristiche di Keys, che principalmente è una penetratrice, non si diletta anche nel tiro a tre punti sicuramente con buoni risultati, ma è più penetratrice, qui ha fatto un errore difensivo, intanto palla superficiale di Tonello che perde palla, recupera Broni, dentro la palla per Premazunac che si gira sul perno, però arriva l'aiuto difensivo e il fallo commesso da San Martino di Lupari. Sì, un fallo non un buon fallo, perché Premazunac era sotto canestro, stava girandosi verso la linea di fondo, quindi un fallo un po' sprecato. Intanto i cambi per coach Larry Abiniente, escono Tonello e Keys, rientrano in campo Melnica e Pastore. Anche la palla persa prima comunque non ha aiutato sicuramente San Martino. Queste palle, intanto l'aiuto difensivo fatto molto bene, il body check di Chiara Pastore che impedisce la ricezione a Milic sul taglio in mezzo all'area, che perde anche palla, la palla è per San Martino. Sì, molto brava, perché veramente era ferma, ma questa è anche conoscenza del gioco, conoscenza della giocatrice con cui ti devi scontrare, anche conoscenza degli schemi, perché ha visto bene. Il pareggio, nuovo pareggio del San Martino Lupari sul 29 pari, 4-0-9 prima dell'intervallo lungo, palla sempre nelle mani di Bonasie, i tagli sotto canestro, i blocchi sotto canestro, poi la ricezione ancora di Bonasia che prende lo step back e realizza un gran canestro qui. Difficilissimo, sì, molto difficile, è stata molto brava perché adesso anche uno spazio ristretto, c'erano tre giocatrici di Broni su questo quarto. E comunque la difesa era stata più che con gran palla in mezzo a due giocatrici per Milic, che realizza altri due punti, riporta più 4 Broni sul 33-29. Molto concrete le giocatrici di Broni, sono sempre in equilibrio, sanno sempre bene cosa fare e veramente anche in questo caso Voigt ha trovato un assist al bacio per Milic. E anche qui il recupero difensivo da parte della difesa di Broni che dà un ulteriore aiuto al proprio attacco, qui il fallo subito da Pavia commesso da Adrian Webb se non ho visto male, e il cambio per altri cambi per coach Larry Abiniente, rientra in campo Elena Fietta e Tayana Marshall, escono Chiara Pastore e Adrian Webb, ma c'è anche il time out sul terreno di gioco, 29 fila, 33 Broni. Per concludere il secondo quarto di gioco, 29 fila, 30 Broni, palla nelle mani della formazione ospite che può allungare ancora un po' su questa partita con questo attacco che arriva. Tanti minuti per Pavia con il problema di falli di spray a fico, lei
adesso è tanto in campo, sta sicuramente dando il suo contributo. Sicuramente sta dando il suo contributo e non sta facendo sentire la mancanza di Spreafico in questo momento anche per la propria formazione. Forse ha pescato un gran jolly in questa partita. La palla intanto per Bonasia per Premazunaz, che prende il tiro solo da due punti, porta a più 6. E anche sta avendo delle seconde opportunità con i rimbalzi offensivi, è quello che devono controllare di più le Lupe in questo momento. Sì, sicuramente i secondi possessi in questo tipo di partite sono molto importanti e il controllo dei tabelloni è uno dei fattori che può condizionare questa gara 3. Intanto il Fagliani, l'ottima difesa di Fieta, che poi, e poi c'è anche l'aiuto da parte di Masia che quasi recupera palla. Sì, sì, è stata un'ottima difesa di Fieta. Poi Togliani ha inventato anche un po' questo passaggio, ma è stata altrettanto brava Marshall a mettersi davanti alla ricezione. Intanto cambio, esce appunto Elena Fieta, rientra in campo Adrian Webb per San Martino di Lupari. La rimessa però ancora per Broni, con la palla nelle mani di Togliani, blocco di Milic, il tocco da parte di Tognalini che non recupera palla, poi di nuovo cerca di mettere pressione, però commette fallo questa volta Federica Tognalini, però è solo il terzo fallo della... Spesso, ogni tre minuti c'è sempre un cambio, vuole vedere un po' quale giocatrice è più in palla stasera. Sicuramente vorrà vedere quale giocatrice più... per Pavia, che prende allo scadere i 24 il tiro, sbaglia il tiro, altro extra possesso per Broni con Premazuna che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta col libero supplementare. Questa giocatrice sta continuando a fare quello che ha fatto il primo quarto, veramente sta dimostrando tantissima grinta, vediamo anche adesso andare subito verso il tabellone, trovare questi due punti. Sì, una buona finta, ha fatto saltare Tognalini che l'è franata addosso, nonostante questo è riuscita comunque a... Qui Di Broni che sta veramente facendo molta fatica all'attacco di San Martino. Sì, sta facendo far molta fatica, sono molto aggressive, anche come vediamo spesso sono loro che toccano la palla, sia una mezza stoppata adesso e hanno ritoccato la palla quando il possesso non era di nessuno, quindi queste palle vaganti, se San Martino vuole vincere deve cercare di essere lei in queste palle vaganti, mettere due mani forti e prendere la palla. Intanto la difesa a zona questa volta di San Martino di Lupari, il zona qua un po' per vedere, per mettere un attimo in difficoltà Broni e farla pensare un po' di più forse in attacco. La palla in punta per il taglio sotto canestro di Vojta che non riceve palla, recupero da parte di San Martino con Adrian Webb che si porta in guardia, la palla per Fieta, i tagli, la ricezione di Melga in punta, poi esce dai blocchi Webb che prende il palleggio, arresto e tiro, sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo, la più piccola in campo proprio Elena Fieta, la palla fuori per Keys, l'uno contro uno di Jasmine Keys che si gira sul perno, lo scarico per Masha che gioca l'uno contro uno e subisce il fallo. Sì, Pavia sì, cercare di sporcare i passaggi a questo attacco di Broni, è stata brava Marshall anche adesso a sfruttare questo uno contro uno contro Pavia. Sì, attacco di Broni, aveva troppa pressione Diana Marshall sulla ricezione, White è stata brava a leggere questo anticipo e andare in backdoor a ricevere e a segnare due punti. Cambio nei blocchi con tutte praticamente dall'1 al 5 e quindi nessuno ha trovato un grande vantaggio, però da questi mismatch è stata brava Fieta. La rimonta da dietro di Webb che recupera palla dopo la stoppata subita, va dall'altra parte, si chiude il palleggio da a Fieta che vuole impostare l'azione, si vede sotto canestro il mismatch con Bonasia di Tayana Marshall, viene servita e realizza altri due punti Tayana Marshall. E intanto le Lupe hanno recuperato lo svantaggio, adesso sono meno due. E la pressione difensiva di Fieta, il dai e vai, la palla in angolo per Vojta, la chiusura difensiva di Vojta, poi prende l'uno contro uno, viene parzialmente stoppata. Però Fieta è stata bravissima nell'azione precedente perché difendeva Bonasias,
in un blocco è rimasta lì, invece dopo ha corso per recuperare nella giocatrice in angolo, infatti saranno veramente il tutto per tutto Elena Fietta. Intanto qui la palla persa in realtà di Tatiana Marshall, credevo ci fosse un tocco della difesa, una stoppata subita da Tatiana Marshall, gli arbitri non hanno visto la stessa cosa qua, la gran sicuramente tantissimi punti e il fallo in attacco di Martina Sandri, due errori, uno difensivo e uno offensivo di San Martino, che di sicuro non fanno bene alla formazione di casa. Adesso il terzo fallo per Martina Sandri, quindi è niente di correre i pari con Melnica. Di Bonasia, la pressione sempre difensiva di Elena Fieta, la palla nelle mani di Sprea Fico, si muove sui blocchi Vojta, non riceve, riceve Premazunac, consegnato con Spreafico, arriva il blocco di Milic, non c'è cambio difensivo, però Milic è molto brava a giocare l'uno contro uno e a battere sul tempo. Anche quest'anno è stata una squadra abbastanza corale, con il punto di riferimento di Marshall, certo, però dopo i punti si sono un po' suddivisi tra Webb, Melnica, la stessa Webb e anche Keys naturalmente. Invece Broni ha tre giocatrici, le tre straniere di grandissimo riferimento, che sono Milic, Vojta e Premazunac. In questo caso poi, come ho detto, soprattutto Milic e Vojta quest'anno, con questa partita invece Premazunac sta mettendo anche punti sulle mani. Martino per loro due e ne sta approfittando, esatto. Premazunac per fare la partita, per portare a casa un buon bottino. Adesso la palla dopo il time out nelle mani di Keys per Fieta che apre il palleggio, aspetta l'uscita dei blocchi di Webb, che riceve, si cerca la palla dentro per Menica, sporca però il passaggio interno, ancora Milic, ancora possesso in attacco per il San Martino. È arrivato un po' in ritardo il passaggio di Webb, aveva una buona posizione Melnica. Allo scadere dei 24 sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo Broni, è già dall'altra parte con Bonasia, ma c'è l'ottima difesa di Keys, poi sui rimpalli la palla ancora per Broni, con la palla nelle mani di Vojta che scarica, poi torna indietro il pallone, prende il tiro da tre punti, realizza un'altra tripla Julie Vojta e porta a più 9 Broni sul 46-37, si fa in salita la partita delle Lupe. La ricezione di Fieta, l'uscita dai blocchi di Webb, chiusa molto bene dalla difesa di Broni, in tre che si buttano sul terreno. Veramente brave le giocatrici di Broni a trovare nelle piccole cose sempre un vantaggio. Anche in questo caso Bonasia ha messo subito le mani, ha visto la palla molto bassa di Webb. Bonasia a mettere le mani, il possesso però in attacco ancora per San Martino, un secondo da giocare, scadono i 24, non riesce a tirare Webb prima dello scadere dei 24. Dalla parte di Broni non deve rilassarsi, perché le Lupe, come si sa, non mollano mai. Dall'altro le Lupe, come in questo caso, devono sfruttare qualsiasi piccolo errore di Broni per portarsi avanti nel punteggio. La palla nelle mani di Keys, arriva l'uscita di Sandri che scarica per Marshall, che prende altissimamente da parte di Fieta, poi l'infrazione di passi di Julie Vojta, altro recupero, due palle perse consecutive per... Sì, è una situazione anche al limite questa, 50-50, adesso le cose stanno girando per Broni e anche l'intercetto di Marshall che si invola in contropiede, realizza i due punti e il time out subito chiamato da coach Fontana. Ancora Broni e c'è un nuovo recupero del San Martino, sicuramente ha dato fiducia il contropiede di Marshall come dicevi te, e adesso San Martino aiutato, sostenuto da tutto il pubblico che questa sera non manca di sicuro qui al Palalupe, cerca di dare una mano alle proprie giocatrici. Qui la pressione difensiva fortissima di Broni, la palla che arriva per Keys che gioca l'uno contro uno, poi lo gran scarico per Sandri che realizza il tiro da sotto canestro. Thank you.
3:28 per terminare il terzo quarto di gioco. Fila 41, Broni 52, parziale di 6-0 nelle ultime due azioni per Broni, con le due triple di Bonasia e Spreafico che hanno portato la formazione ospite sulla doppia cifra di vantaggio, sul più 11. Adesso per recuperare possesso possesso dopo possesso, le Lupe devono cercare di trovare soluzioni buone in attacco, tiri ad alta percentuale. Questi arbitri, come vedi, sono molto ferrei nell'uso dei gomiti, anche nei falli d'attacco, dei bracci esterni. Veramente sono stati ferri dall'inizio della partita, hanno credo chiamato 5 falli in attacco nel solo. Ha un extra possesso per Broni e c'è il cambio anche per coach Abbigniente. Rientra in campo col numero 12 Menica, rientrata in campo anche Chiara Pastore col numero 16. La palla sulla rimessa per sì, 4 Broni. Falli per Kiss non è un buon segno per San Martino, però ci sono altre armi. Mellica deve fare il suo adesso, che non è ancora entrata del tutto in partita. Allora le Lupe si aspettano il massimo da parte sua. La palla per Premazunaz, che parte in palleggio, però commette infrazioni di passi prima di partire in palleggio. C'è il recupero da parte di San Martino di Luperi e la rimessa proprio nelle mani di Tognalini. Qui vediamo comunque subito la risposta emotiva di Broni. C'è stata quando il fila è ritornato sul meno 5. Broni con due triple è arrivato a meno 11. Sì, è vero, ha risposto subito. Infatti adesso saranno fondamentali questi 3 minuti, perché magari dimezzare anche il gap sarebbe importante per le Lupe per riuscire insomma a fare un quarto in cui ci si gioca possesso. È Figo che ha messo una triple importantissima adesso, ma Pavia si è riposata molto e vedremo come darà il suo contributo. Rientra in campo proprio il capitano ospite di Pavia per Spreafico, che ha commesso il suo quarto fallo proprio in questa situazione difensiva. Intanto Marshall coi tiri liberi realizza il primo dei due a sua disposizione, secondo tiro libero per lei, anche questo a bersaglio, riporta sotto la doppia cifra il fila sul 43-52, 2:39 da giocare nel terzo quarto di gioco. La palla nelle mani di Broni. Pavia proprio appena rientrata in campo, riceve palla, scarica per Premazunaz che cerca dentro subito Milic, la difesa di Sandri, lo scarico di Milic che viene salvato da Bonasia. 4 secondi da giocare, 3 secondi, Bonasia prende, palleggia, arresto e tiro da 3 punti, sbaglia il tiro, gran rimbalzo di sì. Sandri tra difficile. Due giocatrici. Rimbalzo difficile tra due giocatrici, poi le giocatrici di Broni saltano sempre a rimbalzo, quindi molto. Qua aveva sbagliato il tiro prima da 3 punti, allo scadere di 24 il rimbalzo di Sandri, che è stata bravissima, perché comunque come dicevi te le lunghe, bonus raggiunto per Broni, e quindi ogni situazione saranno due tiri liberi per San Martino. Importante anche questo, sicuramente caricare di falli le avversarie. Bravissima Tognalini a rimbalzo a subire anche fallo. Sì, non so bene di chi sia il fallo, penso Pavia il secondo fallo per lei e due tiri liberi per Federica Tognalini. Sì, adesso sono in bocca. Riscarica fuori, ribalta sul lato opposto per Pavia, torna la palla nelle mani di Togliani, arriva il blocco di Milic, viene battuta facilmente però la difesa di San Martino, la palla possesso non è positivo, però bravissima Marshall ad anticipare questo passaggio, ha letto bene, veramente legge molto bene certe situazioni difensive come i passaggi orizzontali. L'uno contro uno dentro molto bene per Melnica, che realizza altri 2 punti allo scadere del quarto, e finisce così allora il terzo quarto di gioco a San Martino di Luperi. Fila San Martino di Luperi 49, è il consumato di gioco, sicuramente che se finora la partita è stata intensa sarà sicuramente ancora più intenso. Sì, ancora più intenso, perché nessuna delle due squadre vuole mollare, sappiamo bene, abbiamo visto bene le prime due gare come queste due squadre si battagliano fino alla fine. Sicuramente si battaglieranno fino alla fine. San Martino, lo sappiamo, non molla mai, soprattutto su proprio terreno in casa. San Martino è una squadra che comunque ha fatto doppia cifra di vantaggio sul 59
a 49 e palla nelle mani di Tognanini. Tognanini dentro la palla per Melnica, che riesce a salvare la palla, la dà nelle mani di Sandri. Sandri per Tognanini, però non si avvenono di 24 secondi. Palla e il tiro da 3 punti di Chiara Pastore, che riporta a meno 7, fila 52 a 59. Palla per Pavia. Pavia per Togliani. Togliani, il blocco di Milic, ancora la palla per Pavia, l'uno contro uno, lo penetra e scarica con il tiro da 3 punti di Togliani. La palla per Pavia, Pavia per Premazuna, c'è la pressione difensiva di Tognalini, il recupero, quasi il recupero di palla, invece c'è il fallo commesso da Federica Tognalini. Però sì, tra l'altro pressione, il suo quarto fallo, ottima pressione, però l'allenatore non è molto contento, troppo rischioso fare un fallo adesso. A mio avviso, poi soprattutto se è il tuo quarto fallo. Poi ci sono ancora 8 minuti e 37 da giocare, la partita è lunghissima, quindi andare nel bonus non si possono concedere penetrazioni verso il centro, troppo facile questo palleggio, resto il tiro di Vojta. Qui Vojta molto brava, ha aspettato l'aiuto, il close out era un po', è stato troppo eccessivo, la battuta per il centro, ha preso il palleggio, resto il tiro, ha realizzato un canestro che per lei è poco più di un tiro libero, credo io, da quella posizione. Sì, a lei piace molto quel tiro dai 45 gradi, era proprio ragione, una delle sue impostazioni preferite. Sì, qui intanto time out chiamato da coach Larry Abignente, che deve spremere le proprie giocatrici, cercare di motivarle e trovare anche le parole giuste per non cedere ancora il passo a Broni. Sicuramente io non penso che le giocatrici di San Martino molleranno adesso, anche se sono su più 12 e mancano 7 minuti e 24, sono tanti, il punteggio comunque 12 punti sono abbastanza punti, ma non sono troppi, e 7 minuti e 24 la partita è ancora di 10 punti, poi hanno recuperato alla fine negli ultimi 2 minuti, quindi tutto è possibile, tutto è possibile, tutto inizia da degli stop difensivi, le giocatrici di Broni tirano dei tiri troppo facili, troppe soluzioni aperte per Broni. Sicuramente San Martino, se vuole vincere questa partita, deve girare qualche vita in difesa, perché è da lì che parte tutto. L'abbiamo visto prima con i recuperi di Marshall, con le palle perse, con la pressione difensiva. Sì. Sicuramente lì è dove San Martino deve dare di più. Intanto qui bellissimo attacco di... Forse proprio il coach ha deciso di fare questo tipo di difesa per provare a togliere un po' di tiro da 3 punti, che sta funzionando molto in questa partita per Broni. Intanto si lotta su ogni pallone e anche su questo tiro sbagliato comunque si lotta un sacco. La palla però è per Broni, con Bonasia a impostare l'azione per Broni. Palla per Premazuna, di nuovo per Bonasia. Bonasia vorrebbe la palla sotto canestro, Milic non riceve, riceve ancora Premazuna in ala. Non hanno fatto tanto in questa azione le giocatrici di Broni, che però con Vojta riescono, prima sbagliano canestro, poi si recupera il pallone e realizza da sotto canestro altri 2 punti Julie Vojta. Sì, molto bravo, un po' di stanchezza adesso da parte di Marshall, ma deve tirare fuori tutto quello che ha adesso, perché sono 5 minuti fondamentali per le Lupe. Le Lupe sicuramente dovranno dare tutto quello che hanno, la fatica, cioè, lo sappiamo tutti, siamo al 35esimo minuto di una partita molto intensa, quindi sicuramente un po' di fatica c'è da parte di entrambe le formazioni. Qui in questo caso è brava Fietta, si butta dentro, sì, subisce fallo, va in lunetta con 2 tiri liberi. Ha fatto una buonissima partita Elena Fietta, tantissima sostanza da parte sua, delle difese pazzesche su Bonasia, sulla stessa per Broni, rientra Sprea Fico e Fontana ed escono Pavia e Bonasia. Sicuramente Fieta, cioè, che realizza altri 2 punti, riporta a meno 8 fila, 68-65, 28 da giocare nell'ultimo quarto di gioco. E squadre intensità difensiva, adesso oltre a quell'intensità difensiva sta aggiungendo anche degli assist, sta aggiungendo anche delle giocate, come può essere prendersi il fallo, andare in penetrazione, può aiutare il fila e a dare fiducia
per il proprio attacco, perché come dicevo prima è la difesa e l'abbiamo visto nelle ultime azioni. Lei è la giocatrice fresca, forse si prenderà lei un po' di più anche responsabilità. E responsabilità sicuramente, ma la palla è per San Martino sul meno 8, 60-68, 5 e 10 da giocare in questo quarto di gioco, e altro fallo subito da Elena Fietta. Veramente in questo momento sta facendo tantissimo, facendo tantissimo la differenza per San Martino. Vediamo la che palla proprio alla rimessa per lei. Il palleggio vivo esce dai blocchi, Webb riceve, Webb arriva al blocco di Keys e Webb chiude il palleggio, fa un po' di vantaggio, la giocatrice la stava inseguendo, sì. Poteva magari penetrare, sì, per uno scarico. Forse credeva che mancasse poco. Non ha visto, sicuramente sì. Non ha visto, il lato ancora da Brani, anche qui tocco di Premazunaz che dà un extra possesso di nuovo a Brani. Sì. La pressione difensiva su White, i cambi difensivi, si ritorna la palla per Milice, altro sfondamento subito da Elena Fietta che ruota benissimo, bravissima, si è messa, speso le giocatrici in campo per arrivare a questo punto. Ogni possesso è importante e ogni tiro è importante, come questo di Fietta da tre punti. Si lotta a rimbalzo, controlla Brani, però era un buon tiro costruito, sì, era un buon tiro, sì, doveva tirare sicuramente, doveva tirare perché era stato costruito bene dall'attacco di San Martino. Adesso ancora l'attacco di Brani con la palla dentro per Premazunaz, troppo lunga questa volta il passaggio di Togliani, altra palla persa per... Sì, non era una brutta idea Premazunaz, tra l'altro si aspettava questo passaggio, però era un po' troppo alto il passaggio. Sicuramente anche questo attacco era stato fatto comunque bene da Brani. La Fietta a superare la metà campo, torna sui suoi passi, si riporta in punta, la palla per Webb, Keys che riceve palli, tagli sotto canestro, la ricezione di Toglialini che scarica fuori per Fietta che sbaglia il tiro, poi l'ultimo tocco è su un piede di una giocatrice di Brani, riesce a salvare la palla molto bene Marcia, sì, questa brava, volta che ha avuto un tocco di da tre punti di tabella. Adrien Webb riporta a meno 5 il fila, 68-63, 3:25 da giocare, non sono niente nella pallacanestro, adesso il vantaggio è solo a 5 punti, quindi tutto può succedere veramente. Poi Brani ha speso anche tanto, quindi dovrà essere molto lucida adesso. Sì, forse questo può essere un fattore che condizionerà questi ultimi minuti di gioco. Intanto rischio di fallo da parte di Toglialini, non c'è secondo gli arbitri, si continua a giocare. Webb arriva al blocco appunto di Keys, Webb ancora a girare sui blocchi, giocare a nascondino un po', arriva la palla nelle mani di Marshall, 10 secondi da giocare in questa azione, Marshall dovrà forzare il numero. '65-68, 2 minuti e 20 secondi da giocare, tutto il Palalupe in piedi per è una boccia, perché veramente sono state bravissime, brava Marshall perché lei ha continuato a trovare soluzioni, cercare col piede ha perno, avuto tanta pazienza in questa azione di non forzare il tiro sulla prima penetrazione, e scadono i 24 secondi, sì, senza che l'attacco di Brani, nessuno, che adesso è letteralmente impallato. E è in palla, tra l'altro nessuno, secondo me qualcuno forse anche gridava qualcosa, ma il palazzetto era troppo rumoroso, Milic non ha sentito nulla. Ancora l'attacco per San Martino, ultimo minuto e 56, la palla, il backdoor di Keys per Webb che realizza altri due punti, c'è il meno uno fila, 67 fila, 68 Brani, ultimo minuto e 45, intensissimo di gioco per questa gara 3 di semifinale. E qua il recupero di Keys che subisce fallo anche, e andrà in lunetta con i due tiri liberi, c'è il bonus per Brani. Si è un po' burnout Brani, si dice, cioè sta veramente subendo un po' le conseguenze del grandissimo sforzo fisico che ha fatto. Le giocatrici di San Martino sono state un po' più girate, forse hanno fatto un po' di più cambi, e poi sicuramente quando sei artefice della rimonta hai qualcosa in più, quando invece vedi sfumare un po' l'obiettivo perdi un po' di fiducia e sembra anche che insomma le tue energie vadano meno. Sì, e poi soprattutto la rimonta del fila aiutata dal palazzetto, perché è indiscutibile che sulla balza, sul
clima che c'è dentro questo palazzetto aiuta le giocatrici a dare quel pizzico in più che magari fuori casa non hai. Sì, sì, è vero. E adesso sul meno uno con Kiss in lunetta per il fallo subito, il bonus raggiunto, grossa occasione per rimettere la testa avanti per il è vero. E diciamo che il più 12 raggiunto da Broni era era in un momento in cui mancava ancora tanto tempo per... c'è una vita da giocare. Vediamo Kiss intanto in lunetta con i due tiri liberi a sua disposizione. Il primo dei due a bersaglio, c'è il pareggio a quota 68. E poi devo dire anche, deve essere brava adesso San Martino a non pensare di aver chiuso il compito. Ok, ha recuperato, adesso è in vantaggio col secondo libero, adesso deve tenere, deve restare lì con la testa e con la concentrazione. Bonasia ha raddoppiata la pressione incredibile difensiva adesso di San Martino. Tantissima pressione anche Webb, molto impressita, si è riposata molto. Spreafico con la palla dentro per Milic, Milic l'aiuto, non riesce a recuperare palla però. C'è andata molto vicino Marshall qui. Sì, è non riesce molto a recuperare vicino. Palla, c'è il fallo commesso da Martina Sandri mi sembra, e ci sono due tiri liberi per Nicolina Milic. Sì, è il quarto fallo anche di Martina Sandri per lei, anche questo lungo sul secondo ferro, però è più brava di tutti Premazuna a prendere il rimbalzo, la stoppata di Kisma c'è anche. Lei è rimasta dentro quasi 40 minuti, adesso altri due tiri liberi per Broni. Qui c'è stato anche il mancato taglia fuori da parte di Tognolini, però che non ha chiuso bene sul rimbalzo, sul taglia fuori del rimbalzo, sul tiro libero che ha concesso comunque a Prima Dunas, che è più alta e le deve cedere. Questi sì, due giri sì, in lunetta in un momento cruciale, la 0 palla, su 4 sì. La palla comunque pesa in queste situazioni e il 0 su 2 delle due lunghe che finora avevano fatto la partita per Broni pesa sulla gara. Adesso Marcia si trova contro Premazunac, che è quello che vuole. Comunque sai, quando c'è la pressione, quando manca poco, anche sopra di uno, è stata molto brava, molto fredda, molto a segnarla, fredda sì. Sicuramente Martina molto fredda in questa situazione a realizzare il tiro. Intanto vediamo in lunetta Marshall che realizza il primo dei due tiri liberi a disposizione, più 4, 2 possessi di distanza con questo canestro di Marshall e 27 secondi e 1. Secondo tiro libero a bersaglio, anche il secondo tiro libero, più 5 fila, 73 a 68, 25 secondi, Togliani con la palla viva, l'uscita dai blocchi di Spreafico, bisogna starle vicino perché sappiamo che è una tiratrice. Spreafico infatti si prende il tiro a tre punti, lungo sul secondo ferro, Marshall recupera il rimbalzo, 12 secondi e 3, fallo subito da parte di Italiana Marshall. Stata molto brava le Luppe, tutte le giocatrici, tra quelle che sono in panchina e quelle che sono in campo adesso, veramente brava. Nessuna è arrivata ai 40 minuti proprio sfinita, anche Webb ha trovato tantissima forza e la stessa Marshall, vediamo con quei 2-3 minuti di recupero nel alla fine della partita, 68-75, 11 secondi e 4, Vojta subito dall'altra parte col tiro da tre punti lungo, Webb a rimbalzo, chiude il pallone, salva il pallone che e partita. Finisce qui a San Martino di Lupari, di Lupari 75, Broni 78, semifinale per la prima volta.